registrato criticamente da parte suo Carlo Alberto Graziani, come fa sempre con le mie cose, mi consente di dire un po' di cose a margine, non di presentare il libro. La prima cosa che va detta è che questo libro nasce, questa operazione di ricerca prima del libro, perché è stata un'operazione di ricerca per rompere due oblii, due dimenticanze. Una dimenticanza che riguardava il Genzana, perché, questo è stato accennato ma non è stato detto esplicitamente, questo splendido gruppo di 5 persone, insieme a tutti le persone, le associazioni che lavorarono alla costruzione del Genzano, fu messo da parte il giorno dopo della creazione della riserva e cancellato totalmente. Non c'è niente nella produzione istituzionale della riserva del Genzano che ricordi come è nata questa riserva. Tutto una cancellazione voluta, sistematica, consapevole, per motivi politici, per motivi di controllo del territorio, per motivi di controllo dell'istituzione. Questa è un'ingiustizia che andava sanata e per la quale, per amor proprio, ma anche per amore di verità, Mimì si è sempre battuto, ma è andava sanata anche secondo me. Io ero convinto che andasse fatta questa operazione di giustizia, ma andava fatta anche per un altro motivo. Perché non capendo la genesi della riserva di Genzana, cioè come questa piccola riserva nacque, non si capiva il senso della riserva stessa, cioè non si capiva perché quella riserva stava là e a che cosa doveva e deve servire. Quindi cancellando quel gruppo di promotori si cancellava un pezzo di storia, un pezzo di senso della riserva di Genzana e dei parchi abruzzesi. Quindi, e qui scatta il secondo oblio, la seconda dimenticanza, che non è una dimenticanza voluta, non è una dimenticanza imposta, ma è una dimenticanza legata all'evoluzione storica degli anni successivi alla metà degli anni 90. E cioè il fatto che il senso di tutto quello che è raccontato in questo libro sia andato scolorando nel tempo. Sono finite in qualche misura, è cambiato il clima politico, è cambiato il clima culturale, è cambiato il personale politico e il senso forte, l'entusiasmo, la lucidità che aveva guidato tutta quella fase che andava dagli anni 60 agli anni 90 si è diluita fino a far perdere il senso, la memoria stessa di queste. Ci vuole poco a perdere la memoria, se si perdono i nessi, se si perdono i rapporti personali, se si perde il senso, si perde anche proprio la memoria. Dicevamo oggi con un giovane che sta studiando il parco, sta lavorando col parco, che il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è uno dei parchi italiani in cui la memoria è stata sempre molto curata. Ci teneva Sipari, ci ha tenuto Francesco Saltarelli che è stato il direttore degli anni 50 e 60, ci hanno tenuto Tassi e Pratesi, ci ha tenuto Peppe Rossi. La memoria è un pezzo forte, è un pezzo importante nella identità nostra, è sempre, lo è sempre stato, ha sempre resistito questo aspetto nella vita, e non è scontato, in altri parchi non è così. E quindi lavorare al come nasce la riserva di Genzana, di che quale percorso è figlia, significa anche ricostruire questo filo col passato, con un passato importante. Allora noi siamo partiti, dico noi, perché io ho scritto il libro, io ho fatto la ricerca, ma in fida proprio è stato colui che ha fornito la documentazione, ha dato un sostegno grande, importante a questa operazione, con uno scopo inizialmente limitato, cioè vedere che cos'era questa vicenda del Genzana sparita dalla memoria collettiva e istituzionale. Però il Genzana veniva da un percorso, era il frutto più maturo e finale, per quanto piccolino, di un percorso molto più grande, che andava messo in prospettiva telescopicamente, nel quale, come ha ricordato Carlo Alberto Graziani,
c'erano due pezzi prima, molto grossi e molto più significativi, molto più importanti a livello non solo spaziale, perché non solo locali, ma anche regionali e nazionali, ma anche perché investivano delle strategie molto più complesse che riguardavano la protezione della natura in Italia, la sorte dell'economia abruzzese, le aree protette italiane. Un pezzo è stata tutta la storia del Parco d'Abruzzo, dalla lotta contro la speculazione negli anni 60 fino a questo grande progetto di innovazione che è partito nel 68-69 e proseguito nel corso degli anni 80 e 90, grazie al Gruppo Verde d'Italia Nostra, poi grazie alla direzione pratica di Franco Tassi, e poi tutta questa esperienza della CGIL che ha fatto proprio queste intuizioni, ha fatto proprio queste intuizioni e le ha tradotte in una strategia sindacale per l'occupazione e per lo sviluppo delle aree interne. Le ha proprio assorbite, ci sono dei passi impressionanti di Gianni Melilla, che tra l'altro rivendica ancora oggi quella presa in carico, in cui la lezione del piano di riassetto, che è un documento ancora straordinario ed è fondativo, e quindi della gestione dei tassi viene proprio presa audacemente, perché fu fatto audacemente anche contro in parte il PC, anche contro gli enti locali, anche contro pezzi di sindacato, ma ci fu la decisione di dire no, questa è una strada che si può praticare, va praticata, è importante. Allora, questa storia si è allargata da Genzana a questa storia più ampia. E sono tre pezzi che rientrano uno dentro l'altro. E quindi è diventato un libro che parla di protezione della natura in Italia, di ambientalismo italiano, di politica delle aree protette in Italia, partendo da una vicenda piccola come quella del Genzano, e questa è la struttura del libro. È un libro di storia, è banale, io faccio lo storico di mestiere, libro di storia, è banale da dire, ma fino a un certo punto, perché tutta questa vicenda è una vicenda di conflitti. Lo è stata all'inizio, negli anni 60, tra la speculazione edilizia, visioni diverse dell'uso del territorio, la speculazione edilizia romana e napoletana a Pescasseroli contro Italia Nostra e contro chi nel territorio non voleva la speculazione edilizia, poi sono stati conflitti di vario genere anche all'interno del sindacato, tra enti locali e ente parco, tra forze all'interno della sinistra, sono ancora conflitti. I conflitti si basano in grande parte su una costruzione del passato, di una costruzione del presente, costruzione di visioni del passato e del presente. E oggi, nel tempo dei social e delle fake news, il rischio è che i conflitti, non è un rischio, siamo pienamente nel tempo in cui i conflitti si basano sul falso. Allora, rivendicare il metodo, rivendicare che questa è un'opera di storia fatta seguendo i protocolli del mestiere storiografico implica dire qui c'è un mestiere e qui c'è un elemento fondamentale della democrazia e della verità, tra virgolette, e cioè la verificabilità reciproca delle fonti e delle affermazioni. Io ti dico una cosa, te la dico in modo preciso, la fondo, ma ti consento e ti obbligo a venire a vedere e a dire la tua, ma sulla base di quello. Questo è il mestiere. E quindi dire che è un'opera di storia significa anche rivendicare una responsabilità, una serietà nella costruzione di una visione della realtà. Questo è importantissimo, oggi, molto più che in passato. E è un libro di storia, ripeto velocissimamente alcune cose che ha detto Carlo Alberto, un po' anomalo, perché c'è un piccolo testo, in fondo sono poco più di 100 pagine di ricostruzione scritta da me, ma c'è una scelta un po' anomala rispetto ai libri di storia correnti, perché c'è una sezione documentaria, cioè in cui sono riprodotti i documenti, cosa che non si fa molto spesso, c'è una sezione di stralci di interviste, perché una parte di questo lavoro è basato su interviste ai protagonisti, interviste audio-video, e su questo torno tra un attimo, che sono in parte stralciate, e c'è una sezione iconografica di queste immagini alla fine. Quindi c'è anche che cosa significa mettere anche queste altre cose, documenti originali, interviste, immagini? Significa dare ancora più autorevolezza al racconto, dire qua stanno le fonti, questo
queste sono le basi delle affermazioni che facciamo, ma significa anche un'altra cosa, significa dire abbiamo raccontato una storia importante, abbiamo raccontato una storia bella, entusiasmante, che fa parte di un'altra epoca, che oggi è difficile capire. E fare ricorso alle diretto, fate vedere le testimonianze dell'epoca, gli scritti, le immagini, le voci. La seconda metà, cioè le testimonianze che abbiamo messo in linea, in cui raccoglievamo, significa tentare di dare un senso preciso, corporeo, anche diretto, immediato, di quella che è stata una stagione, che per me è una cosa estremamente importante. Allora, se c'è un senso, tra i vari sensi di questa piccola operazione, di questo libro, è un senso che per me è sempre stato importante in questi anni. Io parto dal presupposto che noi da 20-25 anni, ma soprattutto da una dozzina di anni, ancora più da una dozzina di anni, viviamo nel tempo che Manuel de Nasayab ha definito l'epoca delle passioni tristi. Dell'epoca delle passioni tristi. Cioè un'epoca che non è più dominata dalla speranza, dallo slancio, dalla fiducia nel futuro, ma nella paura, nella diffidenza, nell'astio, nel risentimento verso chi abbiamo attorno. È un'elaborazione che è in corso da anni e che la crisi economica del 2008 ha accentuato molto. Queste sono le cifre psicologiche della nostra epoca. E sono cifre che non ci aiutano a costruire il futuro, a pensarlo, a progettarlo. Ci richiudono in noi stessi e nella difesa del poco che abbiamo, fondamentalmente. Ci precludono la capacità progettuale, la speranza e anche l'apertura verso gli altri. Non sto parlando d'Italia, Manuel de Nasayab parla della Francia, parliamo di tutti i paesi industrializzati e forse di tutto il mondo. Bene, quando ho lavorato, abbiamo lavorato su questo libro, quando lavoro sul Parco d'Abruzzo, sulle aree protette, sulla stagione degli anni 60, 70, 80, io ho in mente come faro, come punto di riferimento, una parafrasi di uno slogan del Movimento Non Global di 20 anni fa. Il Movimento Non Global diceva: un altro mondo è possibile. Io quello che mi dico quando faccio queste operazioni, penso questi libri, li scrivo, questi articoli, è: un altro mondo è stato possibile e un altro mondo è ancora possibile. Cioè, ci sono stati momenti in cui, storici, in cui la fiducia, la speranza, la progettualità erano correnti, erano importanti, c'era uno slancio, c'era una speranza, c'era un dinamismo sociale forte, col conflitto, con le approssimazioni, tutto quello che si vuole, ma c'era una costruzione del futuro, che oggi non c'è. Ma noi non dobbiamo rimanere chiusi nell'idea che non sia possibile questo. E guardare a un passato in cui queste cose c'erano e hanno funzionato e hanno creato società, istituzioni, eccetera, per noi è uno stimolo a dire questa cosa si può ricreare, è possibile, non siamo bloccati dentro l'immanenza assoluta di un presente che sembra fermo, che sembra immutabile. Bloccato, immutabile. Questo è il senso, quindi questa operazione ha anche questo senso qui, far vedere i documenti, far vedere le parole direttamente, oltre a raccontarle, far vedere i corpi, le voci, significa in qualche modo riproporre un momento, riproporre delle situazioni in cui c'era un'apertura al futuro, c'era una lucidità diversa e dire è possibile, dirlo anche ai giovani, perché non so quanti giovani oggi riescano a respirare queste cose. E quindi per me questa è una cosa molto importante. C'è una cosa che diceva Gianna Fremano, lo stiamo dicendo tutti, quindi già comunque tutto questo significa scrivere per il passato ma per il futuro. Non è un libro di memorie, non è una ricostruzione fatta per glorificare chi ha fatto le cose, è una cosa che parla al futuro, al da fare.
Gianna Fracassi diceva, io su questo sono assolutamente d'accordo, anzi è fondamentale che le battaglie che sono state fatte, che sono state vinte in larga parte allora, erano battaglie che non hanno perso di attualità. Gianna Fracassi diceva, sono forse più attuali oggi di quanto non lo fossero 40 anni fa. E io sono convinto che sia così, perché oggi noi abbiamo a livello globale molti problemi molto più gravi di allora. Noi uscivamo dalla grande fase progressista del keynesismo, uscivamo in quegli anni, negli anni 70 stava chiudendosi, che comunque aveva creato istituzioni, coesione sociale, aveva creato eguaglianza, possibilità inedite storicamente, e siamo entrati, stiamo sprofondando sempre più in una fase in cui tutte quelle conquiste sono, sono cancellate. Quello che ha provocato tutto questo, che sta provocando una materia di problemi, ma mi pare che tre siano quelli più grossi. La crescita spaventosa rispetto alla metà degli anni 90 delle diseguaglianze a tutti i livelli, che non sono solo diseguaglianze di reddito, ma anche diseguaglianze spaziali che si stanno facendo sempre più forti, ingiustizia sociale, diseguaglianze, crisi della democrazia, una crisi molto grave, l'affermazione delle democrazie, quelle che vengono definite le democrazie liberali, è l'anticamera di abissi istituzionali che non siamo in grado di sondare, come finiranno le democrazie che abbiamo imparato nel Novecento, e crisi di sostenibilità. Queste tre grandi crisi sono le crisi che fanno in modo che queste battaglie di allora, che erano battaglie per la democrazia, erano battaglie per l'uguaglianza, erano battaglie per la sostenibilità, sono più importanti oggi di quanto non fossero ora. Faccio un esempio piccolissimo. La crisi delle democrazie, cioè l'avvento di forze politiche che utilizzano le vie democratiche per ridurre le libertà e per comprimere gli spazi di democrazia, il successo di queste forze viene da periferie abbandonate per lo più, non solo, chiaramente ci stanno dietro anche grandi forze economiche, ma il consenso viene dalle parti di territorio, le periferie delle grandi città e le campagne, in Germania, ma anche in Italia, in Emilia-Romagna, che sono sganciate, che non riescono a prendere il terreno della globalizzazione. Questa battaglia, la battaglia della CGIL di Sulmona e poi Abruzzo, era di reinserire le zone che si stavano marginalizzando dentro un'economia più ampia, di farle protagoniste di un'economia. Perché questa è ancora la sfida. Se si vince, se si imposta, si cerca di vincere questa sfida, contemporaneamente si pone un argine, si tenta di porre un argine anche a questo sganciamento delle zone marginali che crea una crisi della democrazia. Quindi, come dire, c'è più bisogno adesso di quelle battaglie di quanto non ci fosse, di fosse allora, paradossalmente. E quindi in questo senso io mi sento confortato, perché io sento che aver lavorato su questa memoria, su questi personaggi, su quelle piattaforme, su quelle idee, significa riportare idee per il futuro. Non solo idee tecniche, cioè si fanno cose in questo modo, ma anche grandi idee sulla rappresentanza, sul protagonismo dei territori. Mimì raccontava, ma questo ce lo ricordiamo tutti, ecco qua, Antonio Cederno. Il protagonismo delle cooperative giovanili locali negli anni 70, l'esempio di Civitella Alfinera, era un puntare sul protagonismo locale, sulla democrazia. L'esperienza di Civitella Alfinera è un'esperienza che andrebbe raccontata per quello che significò in termini di attivazioni di forze giovani, ma non solo Civitella fu il caso più famoso, forse anche giustamente più famoso, ma era vero in tutta l'altra Val di Sangro. Parlare di questo significa parlare di giovani nel senso che dice Gianni Cannata, e sarebbe bello poterne parlare ai giovani. E quindi la speranza è che questo libro sia un po' andato in quel senso.